Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi prendiamo conoscenza con il nuovo Prada Phone 3.0, un telefono realizzato da LG. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarli per averci messo a disposizione questo esemplare per questa prova. Telefono che gira sulla piattaforma Android 2.3.7 in questo caso. Il Prada Phone naturalmente è un telefono che è stato personalizzato da Prada sia nell'estetica che in alcune ricercatezze. Troviamo il marchio Prada nella parte frontale, lo troviamo anche sul cover posteriore, un cover realizzato con un materiale particolare molto gradevole al tatto e addirittura anche l'interfaccia è stata personalizzata da Prada. Si potrà notare questo colore di base nero con la gran parte delle icone in bianco. Mi si ricava un'impressione di estrema eleganza nell'utilizzo del telefono. Vediamo un attimo il telefono nelle sue caratteristiche tecniche. Un telefono con un display da 4,3 pollici, un display Nova con un livello di luminosità leggermente più alto anche dei precedenti display Nova. Display Nova che si caratterizza per un consumo di corrente molto costante, privo di picchi durante la riproduzione di tutti quanti i colori. Il telefono ha delle dimensioni di 127x69x8,5 e un peso complessivo di 138 grammi. La risoluzione del display è Wide VGA, quindi 800x480 punti, un display veramente, veramente molto bello da vedere. Nella parte frontale abbiamo di fianco al logo la videocamera per effettuare videochiamate. Nella parte bassa, che in questo momento è tutta nera, troviamo anche dei tasti a sfioramento che si illuminano quando li tocchiamo. Quindi abbiamo la classica casetta home di Android, il tasto menu, tasto di ritorno e la lente di ricerca. Nella parte destra troviamo i tasti per controllare il volume, nulla nella parte sinistra, nella parte bassa abbiamo il microfono, nella parte superiore invece troviamo tasto di accensione del telefono, questa piccola slitta con la presa micro USB per connettere il telefono. Tra l'altro il telefono supporta anche l'uscita HDMI, ci sarà anche un accessorio dedicato a tal proposito. Abbiamo l'ingresso della cuffia a 3,5 mm e, cosa molto curiosa, il tasto di scatto della fotocamera. Quindi per fare le fotografie basterà premere questo tasto, si attiverà il software di gestione della fotocamera e potremo poi scattare liberamente. Ora la fotocamera non si attiva perché il telefono in questo momento ha la batteria molto molto scarica. Parte posteriore, dicevamo, oltre a questo cover molto particolare, abbiamo l'altoparlante di sistema, una fotocamera da 8 megapixel che consente anche acquisizioni di video a 1080 punti con voce stereo e un flash LED per assistere il telefono nelle condizioni di scarsa luce. Vediamo qualche aspetto del telefono. Ecco, tecnicamente parliamo di un telefono con un processore dual core da 1 GHz, con scheda grafica separata, memoria RAM da 1 GB. La memoria a disposizione è di 6 GB complessivi, di cui 2 per l'installazione di applicazioni e 4 a disposizione dell'utente. C'è anche disponibilità di uno slot per le schede di memoria per aumentare ulteriormente questa capacità. La parte radio è HSDPA 21 megabit in upload, HSUPA a 5,76 in download, quindi siamo ai livelli massimi possibili di scambio dati. Presenti naturalmente il Wi-Fi e il Bluetooth in versione 3.0 stereo. Vediamo appunto qualche aspetto del telefono. Naturalmente l'interfaccia è completamente personalizzabile alla stregua di tutti i terminali Android, quindi potremmo aggiungere icone widget a nostro piacimento. Vediamo un attimo la parte telefonica, è presente un tastierino 9 tasti con ricerca intelligente. Naturalmente possiamo vedere le ultime chiamate effettuate, ricevute e perse, la nostra rubrica e eventualmente la creazione di gruppi preferiti qualora avessimo l'attitudine a chiamare più o meno gli stessi numeri. Vediamo anche un attimo il browser. Browser che è la versione nativa di Android, quindi non ancora provvisto della modalità desktop in maniera definita. Comunque non c'è nessun problema perché basterà chiedere al sito di passare alla modalità regolare e vedremo comparire senza il minimo problema la pagina riformattata. Come si può vedere, il browser è estremamente veloce nel caricare la pagina,
non è più una grossa novità parlando di terminali Android. Presente naturalmente il pinch to zoom che funziona senza il minimo problema, il browser è una piacevole conferma. Vediamo qualche altra applicazione. Come si può vedere, anche l'interfaccia grafica delle applicazioni è stata personalizzata, quindi fondo nero con queste icone bianche veramente molto gradevoli da vedere. Che altro dire? Il telefono dovrebbe arrivare davvero entro pochissimi giorni sul mercato e senza dubbio andrà a incontrare il gusto di chi apprezza oggetti molto belli, veramente molto bello da vedere nelle sue forme, veramente un bel prodotto. Dovrebbe arrivare sul mercato a un prezzo di listino di 599 euro. Bene, per ora con questa prima presa di conoscenza è tutto, un saluto da Ivan e